Di nuovo io. Adesso vi mostro i miei gloss sul rosso preferiti. Tre sono degli extract gloss di Chanel, uno è di Dior e uno è di Yves Saint Laurent. Inizio mostrandovi quello di Yves Saint Laurent perché questo è il responsabile della mia conversione ai colori rossi sulle labbra, perché io praticamente ho iniziato a comprare gloss e rossetti rossi 3 anni fa, dopo aver partecipato, comunque essermi fatta truccare da un truccatore Yves Saint Laurent, che era un piacere, ragazze, veramente di una bravura incredibile, ma era di un bello da svenire. Era un uomo, credo, di oltre 40 anni, con i capelli brizzolati, gli occhi azzurri, un'eleganza e una finezza agghiaccianti, nel senso buono che può avere la parola ghiacciante, che ovviamente non era la parola adatta per descriverlo. Alla fine del trucco, questo truccatore, peraltro bravissimo a truccare le labbra, perché purtroppo non sono tutti bravi a truccare le labbra. Un conto è truccare delle labbra carnose, in cui nella maggior parte dei casi non si fa neanche lo sforzo di mettere una matita come contorno, perché un po' non ce n'è bisogno, un po' se sono particolarmente carnose magari si rischia di finire nel volgare. Un altro è andare a disegnare una bella forma su labbra come le mie, che sono sottili. Non vi sto parlando di un disegno a tot millimetri di distanza dalle labbra, tipo le signore di 60 anni con i capelli platinati, cotonati, alti così, e la bocca rossa che sborda tanto così dalle labbra. No. Vi sto parlando di un trucco veramente, di uno chic incredibile. Comunque, per farvela breve, questo signore, che non lavora neanche più per Yves Saint Laurent, è passato a Sisley, alla fine mi ha detto: ma lo mettiamo un qualcosa di rosso? E ho detto: bah, non lo so, io non mi ci vedo tanto, però tendenzialmente mi affido molto a questi professionisti. Perché se non lo facessi non avrei la possibilità di provare e di osare qualcosa di nuovo che probabilmente, se dipendesse da me, non andrei neanche a cercare. Tantissime volte esce un trucco nuovo, ma, o anche no, semplicemente guardiamo degli espositori, vediamo dei colori che lì per lì non compreremmo mai, ma neanche proveremmo, e poi capita la volta in cui ci prestiamo a provarli o troviamo comunque delle commesse particolarmente preparate, e ci rendiamo conto che prodotti che noi di primo acchito scarteremmo, invece magari ci sembrano quasi quasi fatti apposta per noi. Tutto questo per dirvi che questo è stato il mio primo gloss rosso. Questo è un super rosso, vedete che ne ho consumato un bel po', ed ha effetto glossato. Ed è una roba eccezionale. Allora, ovviamente quando si parla di gloss si sta parlando, mi rendo conto che non sembra così rosso, però vi assicuro che lo è. Non si sta parlando di prodotti con una durata estrema, però si parla di prodotti che devono essere ritoccati durante il giorno. Questo, mi sento una roba strana sulle labbra. Questo è ovviamente un prodotto che non vi posso dire: ah, questo vi dura 4 ore, bevete caffè, mangiate crocchette, sì, quelle dei cani, vabbè, forse erano i cracker, senza neanche doverlo ripassare. No, un gloss è un gloss, però questo vi dà tanta soddisfazione. È il gloss pur numero 10, non so se per grazia ricevuta riuscirete a leggere qualcosa, ma chi se ne frega, tanto ve l'ho detto io. Questo è. Poi un altro gloss, super gloss, è questo qui di Dior. È il Dior Addict Ultra Gloss Glow 854. Ecco qua. Questo fa parte di una serie di gloss che sono usciti la scorsa estate in abbinata con gli smalti. Questi smalti, appunto, che venivano nominati, venivano chiamati con effetto glossy. Ecco, questo è un altro, per esempio, ve li faccio vedere vicini. Questa serie qui è uscita con... Ta-da-da-da. Vabbè, ma si sa, no?
deve succedere. In abbinata con gli smalti, poi voi sapete che io non edito, quindi vi beccate tutti i rumori possibili e immaginabili. Questo è l'applicatore e questo è il gloss, questo qui. Questi sono colori abbastanza accesi e abbastanza particolari, vanno benissimo anche in abbinata a un rossetto, ma si possono indossare tranquillamente anche da soli. Poi ci sono questi tre gloss, extrite, vabbè ragazze, extrite the gloss, una roba del genere di Chanel. Sono questi qua. Che come sapete io amo, li amo perché secondo me sono qualcosa in più di un gloss, perché durano di più, sono molto pigmentati e molto intensi. Allora, il primo che vi faccio vedere è il 517 Triumphal. Eccolo qua. Sono gloss che io ho usato veramente tanto. L'applicatore ha la spugnetta e non il pennello come i precedenti. Guardate qua, l'ho appena appoggiato, guardate la differenza di pigmentazione e di intensità con gli altri due che sono dei puri gloss. Questo invece è quasi un rossetto liquido ed è bellissimo. Giudicate da sole il colore, secondo me è una cosa stupenda, veramente stupenda. Poi vabbè, a me piace particolarmente anche il packaging, di un'eleganza, secondo me raffinatezza unica, però vabbè, si sa, si paga purtroppo anche quello. Poi l'Exchess il 60. Questo è, come direbbero, dove sono nata, cioè a Palermo, questo è un bel rosso arraggiato, di quelli belli accesini che si notano e si fanno notare. Ecco, eccolo qua, magnifico, guardate qui. E questo qua, forse non rende tanto, ma è bello acceso. È più tendente al rosso, bello, bellissimo. In ultimo il numero 61 Fatal, questo qua, che è meraviglioso anche questo. Scusate per i rumori, ma si sa che io sono già un burrasca, ed è questo qua. Quindi questo è il Fatal, questo è l'Excess, questo è il fondotinta sull'unghia, questo è il Triumphal e questi vedete subito che hanno un'intensità, una pigmentazione totalmente diversa da questi due gloss. Questo è quello di Dior, questo è quello di Yves Saint Laurent. Ecco, questi diciamo che sono quelli più tendenti al rosso e che forse utilizzerei di più nella stagione invernale. Per completezza, visto che mi rendo conto di essere facilmente sottoposta a critiche per il fatto che io sembro quasi monomarca perché ho tantissimi prodotti di Chanel, ma io non posso farci niente, a me piacciono e quindi, e se posso me li compro, vi faccio vedere anche un altro gloss di Chanel di un'altra serie che invece non mi piace per niente, perché a me tendenzialmente i gloss fatti in questo modo non mi piacciono. Ne ho anche tanti. Questi sono quelli che vi mostro, ne ho tanti altri, ne ho provati di marche e case cosmetiche di ogni genere, ma per esempio io ho problemi con quelli di Kiko perché dopo un po' che li uso qua, quando li chiudo qua esce tutto, è una schifezza, diventa tutto appiccicoso perché ci sono degli eccessi di prodotto che non hanno senso. Comunque in generale questi gloss fatti in questo modo, con questo particolare applicatore diffusissimo, a me non piacciono. Non mi piacciono, allora, in primis perché tanto, vedete, è come non metterlo, cioè è semplicemente un lucido. Anche se qui è arancione, glitterato, sembra bellissimo, ma di fatto poi quando lo mettete non serve a niente, è inutile, cioè, avete capito, no? Non mi piace. Quindi, anche se è Chanel, a me non piace. E poi vi volevo far vedere anche, che non è quello che è caduto, ma è questo di Bare Mineral. I gloss di Bare Mineral come durata si avvicinano e come intensità si avvicinano di più a
questo genere di gloss, ma durano di più. Questo è il pomegranate, non ve lo faccio vedere perché tanto è scuro sullo scuro e non si vede assolutamente. Questo è uno di quei gloss che io non avrei mai provato se non fosse stata consigliata dal mio amico Umberto, di cui vi parlo abbastanza spesso, che vi uscirà dalle orecchie. Questi gloss, oltre a essere di buona qualità, hanno un profumo di torta che è una cosa eccezionale. Ecco, allora, riesco a farvi uno swatch decente. E l'applicatore col pennellino, il profumo non si può capire, io ve lo dico sempre di andare ad annusarli, e questo è il colore. Questo in particolare ha anche dei micro glitter al suo interno, che non so. Sì, forse li vedete. Ecco, non è un colore pieno, ma ha dei micro glitter all'interno che comunque lo rendono particolare. Bene, con questi gloss ho finito. Ciao.